Tra striscioni e fischietti impazziti si è scatenata davanti a Palazzo Leopardi la protesta del Comitato Pro Ospedali Pubblici Marche, l'organizzazione di rilevanza regionale che raggruppa 18 comitati di tutte le province marchigiane si è riunita davanti alla sede del Consiglio regionale per chiedere il rinvio dell'approvazione del nuovo piano sociosanitario regionale 2019-2021. Al centro della protesta anche l'istituzione di ospedali unici, lo smantellamento e la riduzione degli ospedali di rete. È un piano, secondo noi, veramente disastroso, che è un piano che porterà a un baricentrismo ospedaliero e quindi ospedali unici, che è un piano che trasformerà gli altri ospedali, quelli attualmente esistenti, che gli ex ospedali di rete, li smantellerà probabilmente e li trasformerà in una specie di case della salute. Noi sosteniamo che bisogna riaprire i 13 ospedali che sono stati chiusi, potenziare gli attuali ospedali, quelli che attualmente ancora funzionano, e non fare gli ospedali unici. Oltre 200 i partecipanti al sit-in, durante il quale i comitati, oltre a chiedere la riapertura e il mantenimento dei 13 piccoli ospedali chiusi nel 2015, hanno ribadito anche le criticità per le aree dell'entroterra, per le quali chiedono presidi sanitari per garantire il diritto alla salute dei cittadini di quelle zone. Presenti alla protesta anche i sindaci di Fabriano e Fossombrone. Insieme agli altri sindaci abbiamo provato più volte a interloquire sia con la parte politica e con la parte tecnica, facendo capire quali erano le nostre esigenze anche a livello di organizzazione di ospedale unico insieme a Iesi e Senigallia. Abbiamo più volte espresso la volontà di collaborare, di capire insieme a loro quale potesse essere il percorso migliore da affrontare per sviluppare i tre ospedali, ma dall'altra parte abbiamo incontrato sempre un muro di gomma. Non chiediamo la luna, non abbiamo mai chiesto il centro nascite o il trapianto di cuore a Fossombrone, per dire, però un minimo di assistenza dobbiamo garantirle ai nostri concittadini, per cui un minimo di servizi sanitari, per com'è la conformazione anche geografica della nostra provincia, è impensabile che vengano concentrati nei grossi ospedali unici provinciali.